Buongiorno a tutti. Oggi comincio un nuovo format sulle auto. Io sono un grande appassionato di automobili e sono abbastanza al corrente del mercato, dei modelli, della tecnica e quindi mi faceva piacere parlare un po'. Allora, farò questo primo video sulla situazione del mercato attuale. Conosciamo tutti questa esplosione dei prezzi allucinante di tutto e anche e soprattutto delle automobili che sono aumentate veramente di stratantissimo da qualche anno a questa parte, molto più anche dell'aumento incredibile dell'inflazione. Penso segni aumenti da 3-4 anni a questa parte sono dell'ordine del 20, 30, 40, 50% per tantissime automobili. Allora, senza tornare alle vere origini di tutti questi aumenti di cui cominciamo adesso a pagare le conseguenze, è la crisi delle subprimes del 2008, però non ne parlerò in questa sede. Diciamo che l'evento che è servito un po' ai costruttori come, non pretesto, ma come causa scatenante per cominciare quindi questa scalata programmata degli aumenti è stata un po' la crisi dei semiconduttori del dopo Covid. Quello che è successo con il Covid, che si è arrestato tutto, è che quindi tutti i fabbricanti di automobili, di tecnologia, di telefoni, eccetera, erano abituati a rifornirsi di semiconduttori, nei soli due paesi al mondo che li fanno, che sono Taiwan e un altro, non mi ricordo, comunque sono due paesi dell'est asiatico che fanno i semiconduttori per tutto il mondo. E quello che è successo dopo il Covid, che c'è stata la fila d'attesa, davanti ai fabbricanti di semiconduttori. E il fatto è che i fabbricanti di alta tecnologia hanno avuto la precedenza, perché non mi ricordo perché, perché avevano l'abitudine di fare dei contratti a lungo termine o comunque potevano, avevano molto più facilità per pagarli molto di più e quindi passare davanti. Quindi il fatto sta che invece le case automobili avevano più una politica di comprarli sul momento quando ne avevano bisogno, e in realtà dopo il Covid, quando ha tutto riaperto di un botto, si sono ritrovati in fondo alla fila. E quindi hanno dovuto stoppare tutti quanti la fabbricazione delle automobili. C'erano video e informazioni con, per esempio, file e file di parcheggi strapieni di Porsche completamente finite, ma che gli mancavano i fari, perché i fari avevano bisogno, nuovi fari elettronici, Matrix LED, eccetera, avevano bisogno di questi semiconduttori per funzionare. Quindi erano lì, hanno aspettato mesi e mesi di poter fabbricare questi fari per poter finire di montarle e consegnarle. Quel che è successo è che tutti i fabbricanti di automobili, quindi i dirigenti dei fabbricanti di automobili, bisogna sapere che oggi il dirigente di una grande azienda non è il patron, non è il capo dell'azienda, è il salariato degli azionisti, è un super salariato degli azionisti, cioè un dirigente strapagato dagli azionisti per generare profitto. Il suo unico lavoro vero è generare profitto per gli azionisti. Quindi si sono tutti messi d'accordo per privilegiare la marge, il profitto al volume. Quindi hanno deciso, visto che non possiamo più consegnare tante di automobili, ne venderemo poche, ma carissime, a quei pochi che potranno ancora permettersele. E quindi si è scatenato questo aumento terrificante delle macchine, e anche quando la crisi dei semiconduttori è passata, ovviamente non si è tornati indietro, anzi si è continuato, poi con tutto quello che si è aggiunto dopo di guerra in Ucraina, eccetera, eccetera. Inflazione, eccetera, e quindi sono continuati su questa scia di questi aumenti terribili, perché hanno deciso in realtà di instaurare questa nuova politica, che in realtà era, per chi si informa un po', era nell'aria già da qualche decennio, cioè di passare da una politica di volume, di prezzi popolari per le classi medie, a ritornare a una politica del lusso, cioè di automobili carissime e che solo pochi fortunati, diciamo nell'Occidente, in Europa in particolare, sono soprattutto gli over 50, quelli che comprano macchine nuove, sono soprattutto ultra cinquantenni, che hanno i soldi per comprarsi una macchina nuova, e in Europa sono in generale delle classi abbastanza benestanti, perché sono ereditano di tutta la crescita che abbiamo avuto dal dopoguerra fino al 2000 più o meno. E quindi i costruttori di automobili hanno deciso di passare, quindi switchare verso questa nuova politica di vendere mo molto meno, ma vendere molto più caro a quelli che se lo possono ancora permettere, cioè gli ultra cinquantenni europei. Quindi questo è un po' quello che è successo. Quindi finite le BMW a 30.000 euro, mi ricordo ancora 10-20 anni fa, sì, si potevano
comprare delle macchine di lusso a 30.000 euro, insomma, c'erano le city car a 10.000 euro, moltissime case hanno abbandonato il settore delle city car, cioè le Panda a 10.000 euro, molti costruttori non le fanno più e quei pochi che le fanno ancora adesso costano 17, 18, 19, 20.000 euro. Una segmento B tipo Polo che costava sui 15.000 euro qualche anno fa, parliamo di 3, 4, 5 anni fa, adesso ne costa 25, tutti i B-SUV sono intorno ai 25-30.000 euro e qualsiasi macchina di solito, tipo un Volkswagen Tiguan che fino a qualche anno fa la versione base costava 25-27.000 euro, adesso ce ne vogliono 40. Nissan Qashqai che fino a 3-4 anni fa la versione di base costava 22.000 euro, adesso ne costa 29. Quale altro esempio si può portare? Insomma, ce ne sarebbero anche tanti altri, comunque se abbiamo capito. Tra l'altro la Mercedes e le marche premium tedesche hanno annunciato che abbandoneranno tutte le loro gamme piccole, quindi tra virgolette piccole, perché alla Mercedes le gamme piccole sono le classe A berlina, la classe B, ma anche le varianti della classe A, cioè la shooting brake, eccetera, che sono comunque delle macchine di 4,70 m, che costavano, quindi si potevano acquistare a partire da, poi ovviamente, politica del premium tedesco di darti una versione base dove c'è poco e poi a partire da quella aggiungi gli optional che vuoi per farti la macchina, però per esempio classe A e classe B fino a 3-4 anni fa sul listino erano a partire da 25.000 euro, quindi diciamo più o meno con 30.000 euro te ne compravi una abbastanza buona e non solo adesso ce ne vogliono almeno 40, ma soprattutto Mercedes ha annunciato proprio che abbandonerà tutte queste gamme piccole, tra virgolette, quindi la nuova entry level della Mercedes fra 2-3 anni sarà a partire da 50.000 euro, insomma. Questo anche perché la Mercedes, con tutta la politica di elettrificazione di cui parlerò in un altro video, la Mercedes ha anche deciso di assegnare alla sola marca Smart. Smart è una divisione, è una divisione della Mercedes, fa parte delle marche di Mercedes, che a loro volta adesso fanno parte del gigante cinese Geely. Quindi le Smart adesso sono delle macchine elettriche della Geely, che sono quindi importate in Europa sotto il marchio Smart. E che quindi serviranno come entry level per il gruppo Mercedes, insomma. Però comunque anche lì la Smart è finita, tutta la City Car, eccetera, tutto finito, la più piccola Smart sarà un SUV di 4,30 m più o meno, mi pare, anche lì sono 30-40 mila euro, insomma. Quindi bisogna prendere atto che, salvo cambiamenti improvvisi di direzione che non credo arriveranno, l'auto popolare come mezzo economico per tutti, per le classi medie, è finita. Adesso la macchina ridiventa un bene di consumo di lusso per classi agiate, per ultracinquantenni in Europa. Comunque, parliamo del mercato europeo, parlo del mercato europeo, e ci potremmo permettere in nuovo solo la Dacia, Dacia ho l'usato che comunque è diventato stracarissimo anche lui, e adesso parliamo dell'usato recente, costa come il nuovo di 3-4 anni fa. Oppure Dacia, che infatti ha il vent poupe, si dice in francese, proprio va a gonfie vele. La Dacia diventerà l'unica marca popolare europea rimasta insieme ai cinesi, perché tutto questo vuol dire che, anche dato che tutte le case europee hanno deciso di passare da una politica di volume a una politica di profitto, cioè vendere molto meno ma molto più caro a poca gente, questo spiana l'autostrada completamente alle marche cinesi, quindi in Europa ci saranno le marche classiche anche come Renault o Peugeot, che saranno solo per gente molto agiata, e poi per la gente comune, tra virgolette, ci sarà la Dacia o le cinesi, che infatti stanno arrivando in massa, anche perché i cinesi adesso una volta facevano ridere, ma adesso si sono imparati, tra l'altro stanno invadendo il mercato con le loro macchine elettriche, che vanno abbastanza bene e costano molto meno di quelle europee. E quindi comunque sarà così adesso veramente, sarà così, finita le marche popolari europee per tutti, Renault, Peugeot, Volkswagen, anche Skoda, Seat, finito tutto ciò, saranno delle piccole, tra virgolette, marche che venderanno poco, molto costoso a poche persone, e le marche popolari saranno Dacia, che comunque è la filiale low cost di Renault, e i cinesi che ci stanno invadendo con i loro prodotti, che adesso sono tra l'altro abbastanza arrivati a buon livello, anzi sono anche nei crash test, sono a volte spesso i fornitori più migliori che per esempio le Peugeot di oggi, che sono rimaste un po' indietro per esempio sull'aspetto
dei crash test. Continuerò magari il discorso in un altro video. Grazie a tutti e a presto.